Bentornati ragazzi e ragazze su Parliamo Nerd, sono Freyer e Aldo. Siamo alla nono episodio. Seguiro e avevamo fatto un bel episodio perché abbiamo sconfitto un paio di mid boss, il Bruto diciamo è uno dei generali stile Kensei For Honor, e ci siamo ritrovati finalmente con questo mega serpentone che avevamo visto la pelle, nei no, vari canali, varie cose, e te hai visto questo cambio di pelle e ti sei ricordato di aver visto un serpente, che dove sarà mai? In realtà io pensavo che fosse tipo il crollo della montagna, esatto. E invece era proprio lui, cosa che comunque i serpenti anche nell'Oriente hanno un grosso spessore, sembra il serpentone gigante della mitologia nordica. Quello in God of War, Jormungandr, il divoratore dei mondi. Non credo che dovremmo combatterci adesso, perché ti eri un po' bloccato sul vedere la magari star. Credo che sia, non sia proprio un boss, penso sia un, come posso dire, un ostacolo di ambientazione da schivare, andare avanti e coprirsi poi a un certo punto. Poi sono magari lo boss che hanno un nome diverso, non so come. Boss ambientali, vediamo poi, perché non si sa mai, poi arriva e tu devi lottare. Non si sa mai. Perché non si sa mai. Lancerei una bella sigla. Allora, ci eravamo fermati qua. Sì, l'equipe avevamo fatto ben tutto. Io direi di proseguire velocemente, perché stavamo alla ricerca della strada. È lui che continua a arrivare. Il bello è che comunque, nonostante una grossa visuale, non riesce a vedere da dove viene. Non puoi vedere mai. Quindi direi di proseguire velocemente. Allora, lui mi ha killato da qua. No, ti ha killato di là, su quell'albero lì, perché non sei sceso su quella radura, quella piccola radura. Mamma mia. Vai! Vediamo. Porco zio. Porca puttana! Ma chi sei, io? Ma col contributo di Act Vision ti dà tutto quello che vuoi, l'Act Vision. Lo sai che io sono un pro publisher. No. Ma che hanno fatto? Ti ha cercato un attimo, lo sapeva. È troppo grosso. Mo quando sta di spalle qua devo andare laggiù. Allora, aspetta. Sei bellissimo. Oh! No, non ti può mai vedere. Però no. l'idea della ricerca. Cieco poi, tra l'altro. No, non serpente è cieco. Serpente di neve. Credo che continuerà all'infinito. No, devo aspettare che guardi di qua. Che io devo andare là. Beh, per forza. Vediamo. Ok. Forse è andato proprio via, no. No. Corri! Oh. No, qua c'è basta. Oh. Fermate un attimo. Mamma mia. Oh. Boss ambientale, pezzi di fango, pezzi de merda. Ovviamente a chi gli verrebbe mai in testa di passare da queste parti, quindi solo noi ci siamo. No! Mamma mia. Che mini radura che è? Culo! Che culo, cadevamo di sotto nel buio. No, dall'altra parte. Non penso che puoi fare nulla. Non è stato sei tempera. Sei nel bug dello script, della scrittura finale. Eccoci. Vabbè, possiamo provare ad attaccarlo al corpo per vedere che cosa ne pensano i nostri spettatori, che ne sai. Tanto qua dietro non può mai venire questo blocco di massi incredibili. Vai! Dove diavolo siamo? Mi ha quasi scioccato. Calati! Non puoi calarti. No. Hai capito? Buono. Dovremmo stare nella radura che volevamo andare, giusto? Sì. Ecco.
Eccola su, tutta la strada. Madonna. Ma sei sicuro? Dall'altra parte non c'era un oggetto? No. No. In realtà non vuoi andarci. No, no, no. Non c'era, non c'era. Testa praticamente, porco Giuda. Non so come. Magari se ti sganci vediamo che aspetta, cosa abbiamo aspetta. Davanti. Niente. Bravo, qua dentro. Palanchino. Beh, raga, Activision qua, Oh! Push! Strozzo! Oh! Ho capito, ma poi prendi l'oggetto! Ah, insieme da... Dove devo andare? Non era lì, era dall'altra parte! No, stai dicendo una cazzata, era qua! Scappa, Martin! Girate, girate, fammi vedere perché hai perso un milione d'oggetti ogni volta che guarda faccio il sangue, cose. Guarda il sangue! Bloodborne, no! Vediamo, girati! No, che girati! Girati! Il cofanetto di Genshin. Il sommo sacerdote dei Senpu dona questi confetti a un clan di assassini. Occultano e rendono silenziosi. Se lo si morde si assume la posizione Genshin. Questi assassini fanno il lavoro sporco di Senpu. Cioè praticamente puoi andare in stealth più potente, in maniera più... beh, carino. Cosa che ancora non ci è servita, eh? No. Ma ce l'aveva Misemi Genshin? Bloodborne, ragazzi. Io ci riandrei. Bloodborne, sei scemo. Hai perso una marea d'oggetti. Ma che marea d'oggetti? Il palanchino non l'avevi visto, io l'ho visto subito e pensavi che era una cosa messa lì. Bravo, ma bravo. Dai, ma te pare, ma io già lo sapevo che dovevi entrare per forza, c'era cioè, l'unica cosa che c'era. Tiè. Erciccio fronzolo. Ricommentiamo un attimino Jormungander, vogliamo finire qui. Aspetta. Hai fatto l'attacco quello potente, nonostante l'occhio è gigante, una katana intera dentro un bulbo. Fa male uguale. Si è incazzato una cifra, ci ha rincorso fino a dove poteva. Perché è lungo una cifra. Esatto. È il dominatore di questa valle. Là c'è un'altra cifra. Lui c'ha mar de testa de Christos. Sempre. guarda come sta. L'ubriachezza. Prendi tutto giù, eh. Buono. Piange, anzi. Brutto. Il sangue ci sta di pomodoro a bestia. Il pomodoro. Buono. C'era un altro. Ok. Assorbi. Lungo. Origlia. Geniale. Lord Jibu. Jibu è debole, la scena è al sicuro finché quell'uomo protegge le porte. Certo. Buono. Ancora? No. Ok, l'ha spuntato. E niente, vabbè. Qua c'è un oggetto. Puoi salire proprio sul tetto di sta casetta? Non credo. No, perché c'è la pagoda che mi impedisce. Allora,
Allora, fammi vedere la torretta prima. Ti dà una visuale un po' più ampia. Ok, puoi andare direttamente Allora, alle. lì è gli oggetti e poi ricordo. Buono, puoi passare sotto, fa un po' vedere. Ma è solo Sì, per per lo stealth. prenderli stealth. Ok, ricordiamoci. E Genichiro. Sì. Mettiamoci qua, Esci. se no ci beccano. Sto tra gli orsi riso che paura. Naifu no gunwa amari ni kyōdai da. Sore yue wa gachi o ryūin no chikara o riyō suru to iu no desu ka? Ika ni chikara o eru to de. Itami mo osore mo wasure, tatakai tsuzukeru na. Watashi wa hito no ikikata o yugame taku wa nai no desu. Kono shikamaru no yama o miro. Mohaya jinjō no sube de wa. C'è qualcosa, no? Quello che dicevamo all'inizio. È passato troppo tempo. Cioè, il ragazzino. Io non me la levo dalla testa che è una reincarnazione di di una persona che già ha vissuto. Mi è piaciuto questo dialogo. Beh, puoi accedere da qui o dall'altra parte? Siamo alle mura ormai, eh? Siamo alle mura. Le varie mura, però. Origlia. Mazza, lo sapevo, lo sapevo. Kokage, kawaisouna ora no umako yo. Yatsura, makuchiku nanzo de odokashi yotte. Shinjimatta yo. Polvere da sparo per spaventarlo. Noi abbiamo polvere da sparo? No, forse Non possiamo l'abbiamo farla. presa. Non abbiamo preso nulla, abbiamo preso la polvere da sparo, ma non abbiamo per sparare. Non so come funziona. Questo potrebbe essere una cosa del genere. Ce lo mettiamo, non si sa mai, ci sta un boss che Oh, ci se... stanno è cavalli. perché è un'informazione, esatto, capito? Un mega cavallo, cazzo ne so. Te lo dico io, Lord Jimbu. Lord Jimbu che dovrebbe essere il Protegge boss, cioè il il cavallo. protettore, dici, Delle porte delle finali. porte. Hai visto tutto? No, non entreremo ovviamente. Ancora no. Buono. Buono, fortuna. Mi Allora. sembra di aver esplorato un po' Da tutto, eh. qua, vediamo di qua. Lì c'è un tetto. Vediamo se ci stanno oggetti qua. Stabro in mezzo che ci porta alla tettoia che. Vediamo un po'. Mamma mia. Il campo finale. Arena. Mi Eh sa sì. un botto di arena questo. Allora vai tu tutt'altra parte, recupera quello che magari non hai visto. Non Difficile, eh. abbiamo neanche un idolo qua vicino. Ah sì, ce l'abbiamo, no? Sto dicendo una cazzata. Vediamo un attimo. Sarà qua dentro, Non non si si apre. apre da questa parte. Allora, vabbè, possiamo provare ad approcciare. Tanto sicuro esce Jimba. Jumbo, Jamba, Janimba. Janemba. Non puoi scendere da qua. Oggetto. Scendi dall'ingresso. Mamma mia. Vai. Un pugno di fuligine svariati ce ne hanno dati, eh. Vai un po' indietro. Ok.
No, vabbè. Lo sapevo. Sei bellissimo. Sei bellissimo. Non passerà le volte del castello. Oniwa Shinobu. Non ci credo. A cavallo. Con tutti i morti intorno, capito? A cavallo nato non si guarda in bocca. Mi ha cavallo catafrattato. Porca troia. Usa le fiamme. Curati. Si è schiamato da battaglia, però le fiamme gli danno fastidio. Fiaschetta? Dai, proviamo fiaschetta. Sì, sì, sì. Oh, caga la carica! No, no, sbagliavo tasto, sbagliavo tasto, sbagliavo tasto, Cristo! Cristo! Ma non c'è, ma se vedi l'ambiente esterno, no? Puoi andare da qualche parte? Eh? Aspetta. Oh, finita, Tana, lì devo saltare. Sta in piedi. Buono. Mortacci sua. Ti farò vedere l'ira di un uomo, di una scina. Quando hanno conquistato queste terre, curati. La stamina. Dai, prima palla. Gli ha fatto un male della Madonna. Aspetta, no. Non perderai la testa di questo Shinobu. Da dopo il volo della Madonna. Sta stannato. È finita. Questo non so come schivarlo. Sono morto. Son morto. Si è buggato. Usa le fiamme. Le compresse che ce fai? Se te tocca mori. Oh! Aspetta, aspetta. Ma sei ancora in piedi? Ti colpirò tutte le volte che sarà necessario. Il che è proprio quello che ha detto, è fatto. Madonna, Shinobu, mi fai sognare. Pezzio. Porca troia, oh. Ma cazzo, schifo dall'altro. Ma cazzo, schifo. La porta del castello resta chiusa. Pure le pellicce. Bellissimo. Dei combattimenti secolari, ragazzi. Bellissimo. È da capire. È un buono. È un buono pasto. Ma gli Ashina sono cattivi? Sì e no. Ma ci rivai diretto? Diretto? Ma da dove è uscito, scusa? Lui, da là. Fammi vedere l'ingresso. L'ingresso di Janimba. Che cazzo sta? Saga Oniwa Shinobu. Finché avrà vita non passerai le porte del castello. Potente. Devo dire che comunque la postura Onikage, ma perché stando a cavallo è giusto che abbia postura, bassa postura. L'ira di un uomo che ha lottato con gli Ashina quando hanno preso queste terre. Il fuoco, Cristo! No, non il fuoco. Cazzo. Oh, che postura! No! Rampino! Dammelo! Non me l'ha dato. È finita. Dammelo! La postura sta tornando. No! Madonna mia. Sono stato frettoloso. Un altro. E postura. Curati, curati, lo so benissimo.
Sta cosa che si firma col cavallo è geniale. Ci salva il culo. No. Occhio. Buono, lei sta niche. Curarsi. Curaro. Oh. Dai che la postura non sta bene, eh. Lo so, lo so. Buono. Mo se bugga, vai col rampino. Sta a finire come Skyrim con i cavalli sulle montagne. È scappato. Oh, che culo. No. 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 De postura. Per forza. Oh. Bevilo, bevilo tutto. Ah. No. Non lo fa. È stata super. Oddio. No. De postura. E andiamo. Jimbo. Jimbo. Ah. Jimbo, esecuzione Shinobi, esecuzione Shinobi. Che? Col cavallo. No. E il cavallo non lo guarda. È mio, diventa mio, re nero. Genichiro, se ne va pure il cavallo. Oh. Ma da saga univo Jinobu, maestro Genichiro, perdonami, perché era potente. Il ricordo era di una potente battaglia con un formidabile nemico che indugia nella mente del lupo. Prega ad un idolo dello scultore e affronta i ricordi delle battaglie per aumentare permanentemente, esatto, la forza, esatto, d'attacco. Masataka Oniwa Jimbu. Jimbu, il guardiano era il guardiano dei cancelli del castello Shina. Come guardiano mi è piaciuta la canna meccanica. Una canna meccanica di metallo che si può dare allo scultore per attivare i potenziamenti degli strumenti prosterici. Certo, certo. Sembra creata per adattarsi perfettamente all'interno del polso della protesi Shinobi. Con il suo nucleo rinforzato renderà ancora più affinate le zanne. Le zanne, l'attacco delle zanne. Quindi devo dire che abbiamo preso troppa roba. Porta la canna meccanica allo scultore, usa un idolo. Oh. Ci abbiamo il ricordo per potenziare il personaggio. Due punti abilità. Quasi tre. E una nuova quasi tecnica tre. Prostetica. Direi di andare subito indietro. Non proseguirei avanti. No, non proseguiamo. Volevo... Cioè, lui ha killato tutti questi. Quelli che hanno difeso le porte di Ashina, no? Quindi comunque, alla fine, Genichiro sta difendendo proprio lui. Il sangue di drago. Il bambino. Il Dragonborn. Cioè, Skyrim. Volevo vedere se c'erano qualche oggettino, capito? Senza dover andare avanti. In realtà potevi scendere anche da lì, eh? Esatto, sì, l'ho visto ora. No, ma mi sa che da lì è prendiamolo. Eccolo. Quindi lui era un grande guerriero di Genichiro. Buono, però. È un difensore, alla fine è un generale che difendeva le mura del proprio, lo so, della propria maggiore. Sempre sapere queste cose di lore perché mi fanno impazzire. Allora, per aumentare. No, tornerei. Tornerei. No, migliora la forza d'attacco. Ricordiamo Jimbo. Per forza. Ti dà più vita. Mi ricordo nella battaglia, questo l'hai detto, no? Oniwa Jimbu era a capo di un gruppo di famigerati banditi, ma fu sconfitto da Ishin, Ashina, che rimase colpito dalle sue abilità e lo prese tra le fila dei guerrieri Ashina. Col tempo, Oniwa diventò uno dei più fedeli servitori di Genichiro. E che è il cattivo, lui, sì, il rapitore. Ishin Ashina, che poi è colui che ha sconfitto nella cutscene il boss... Il Kensei Mega Galattico, l'Orochi, Ishin Ashina. Ah, pensa un po'. Mai saputo, mai capito, più che altro. Ok, forza. Che anche la vita aumentava, no? No, qua solo la forza. Solo la forza. La vita con i grani di rosario. I grani, è vero, è vero. Allora, vediamo un po'. Allora, a questo punto. A questo punto, con i soli due punti devi sbloccare le zanne, perché poi alla fine comprerai tutto. Esatto, certo. Acquisisci le arti marziali. L'altro per le sono quattro punti. Però le zanne si potevano migliorare con l'ultimo oggetto prostetico che dobbiamo andare a montare dallo scultore, quello che hai trovato in questo momento. La vuoi prendere? L'hai preso. Viaggia. Assolutamente. Sarà breve l'episodio, però dopo che abbiamo fatto le modifiche. Beh, comunque c'è stato il nostro boss killato.
facilmente, devo ammettere. Sì, e comunque si sente tantissimo il miglioramento degli attributi. Sì, eh? Sì, sì. Veramente tanto. Sicuramente era prima di Falena. Sarebbe stato più complesso magari prima di Falena, perché non avrei avuto il punto forza in più che mi ha dato Falena stessa. Oh, Kamidono. Lei non mi parla. Matta. Scultore. Omae-san, omoshiroi mono o tenireta na. Sore wa karakuri zutsu. Shinobi gishu no shin to naru shikake yo. Dore? Shikon de aro. Kono shikake de nani ga dekiru? Shin to naru kono shikake ga areba, tsugusuri to kumiyawase, omae-san no shinobi gishu no kiba o sara ni togi sumasu koto ga dekiru. Tsugusuri to wa nanda? Karakuri zutsu to tomo ni tsukau. Tetsu no kuzu, arui wa enshou to itta mono ja na. Tsukae sou na tsugusuri o mitsuketara, motte kuru to ii. Inserito. Ragazzi, ci siamo anche scordati di cambiare la lingua, tra l'altro. Tra l'altro. Lo faremo nel prossimo. Vediamo un po' le modifiche delle. Washi ga horu hotoke wa gobukai mono wa sou naru. Omae-san mo itsurede. Volevi vedere che cosa abbiamo montato? Karakuri zutsu ga shikomarete ireba tsugusuri to kumiyawase. Già l'avevi letto? Tsukae sou na tsugusuri. Ok. Allora, il miglioramento non è diciamo visibile. Sì, sì, ho capito. Volevo abbiamo vedere un nuovo vano per ulteriori cose. Questo è l'attacco corvino. Vuoi okay. vedere la zanna? Il corvino ti è piaciuto una cifra. Sbloccato, questo ancora dobbiamo pensare, dobbiamo ancora sbloccare una secondaria arte. Sì. Quindi è ancora da capire. Migiri, quello col piede. Questo come si fa? Abbiamo detto la zanna e lama. Dopo un attacco dopo usato strumento prostetico, sì. Però mi sa con l'ascia caricata, no? Ah no, utilizzabile, ascia caricata più 3 altri che non altri abbiamo 2. Sbloccato. Quindi dopo l'ascia caricata, io questi che stunnano sono stati utilissimi. Origliare, tu capisci, origliare quel tizio ti ha fatto capire la strategia per stunnare il cavallo e poter avere 3-4 gratuiti. Avevo avuto il presentimento. Il presentimento che il boss avrebbe avuto un cavallo, un generale dall'origliamento. Certo, diceva il demone, pensavo fosse stato un mostro. Invece no. Dall'origliamento sì, ho pensato subito a sta cosa. Allora, esco dal gioco perché nel prossimo episodio ovviamente cambiamo la lingua. È stato breve ma intenso, perché sì. Lord Jinimbu comunque umano, che non ce ne stanno poi tanti nei giochi. Però qui, esatto, mi è piaciuto parecchio. Qui, dato che stiamo parlando di samurai, ninja e quant'altro, gli umanoidi secondo me saranno la prevalenza dei boss, immagino. Poi non sappiamo se ci saranno mostri leggendari, mitologici. Già abbiamo visto un mega serpente. Ci quindi, saranno sicuramente. E lo rincontreremo il mega serpente, incazzato nero perché gli manca l'occhio. Probabile. Quindi ragazzi, io vi ringraziamo per l'attenzione che avete prestato a questo video, spero che vi sia piaciuto. Siamo andati avanti abbastanza rapidi perché in 2 episodi abbiamo fatto tipo 2 mid boss più un boss principale e ci siamo aperti la strada verso... Il che mi allieta la giornata molto volentieri. Perché c'era stato quel momento di Falena che ci ha appesantito parecchio e in effetti è stato molto, molto complesso. E quindi... mettete mi piace, condividete il video in tutte le pagine che voi preferite, su Facebook, Instagram e quant'altro. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sempre sui video in uscita. E noi ci vediamo al nono o al decimo, non lo sappiamo, non ce lo ricordiamo, ma lo vedrete poi. Ciao ragazzi, alla prossima.